Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di medicina estetica. Questa volta lo faremo in un modo diverso dal solito, e cioè andando a trovare presso il suo studio il dottor Fabio Mastrantonio. Buongiorno, ben arrivati allo studio medico del dottor Fabio Mastrantonio. Buongiorno, qui nel mio studio, ai telespettatori di Odeon TV, siamo qui per vedere in pratica i trattamenti che io ho selezionato all'interno del protocollo Painless Needle Free, cioè la medicina estetica senza dolore, con un dolore molto relativo e senza l'utilizzo di aghi. E vedremo quindi i vari trattamenti sia sul viso che sul corpo. Allora, per prima cosa parliamo della rivitalizzazione del viso e del corpo e utilizzeremo un peeling rivitalizzante all'acido tricloroacetico al 33% tamponato con acqua ossigenata, il che permette di far penetrare l'acido tricloroacetico nel derma in modo da stimolare i fibroblasti a produrre collagene, elastina, acido ialuronico, e il tutto senza aghi, e mentre invece il trattamento alternativo sarebbe iniettare anidride carbonica, che è per effetto Bohr attira ossigeno, e contestualmente nella stessa seduta un cocktail di aminoacidi precursori del collagene, vitamine e acido ialuronico liquido. Allora, eccoci, iniziamo, abbiamo detto, con il peeling rivitalizzante all'acido tricloroacetico. È una cosa molto rapida, veloce, non ci sono controindicazioni. E dopo un tempo ragionevole ci si può anche esporre al sole. Io adesso applicherò con i guanti e massaggerò per far penetrare il prodotto, e poi la paziente si alzerà e si sciacquerà il viso e applicheremo poi una crema idratante. Bene, questa è la siringa con l'acido tricloroacetico al 33% che io applico sul viso della paziente e poi la massaggerò per farlo penetrare, e in un paio di minuti il prodotto penetra, a quel punto si può anche sciacquare, dato che ormai è già penetrato nel derma. E la cosa più bella di questo trattamento è che ci si può esporre al sole in tempi ragionevoli, magari dopo una settimana, chiaramente con delle creme protettive, ma questo anche se uno non fa dei trattamenti, cioè è prassi proteggere il viso dal sole, perché il sole produce radicali liberi e crea un processo di invecchiamento della pelle. Sempre continuando sul viso, e utilizzeremo prima un laser a diodo frazionato a 915 nanometri e poi nelle zone dove ci sono delle rughe, quindi intorno agli occhi, sul contorno labbra e eventualmente su delle smagliature, delle macchie, utilizzeremo questa radiofrequenza a profondità variabile con un diverso grado di ablazione. Poi passeremo al laser a diodo per i capillari e per la cuperosa del viso, e poi alla luce pulsata per il trattamento dell'acne in fase attiva. Ecco il manipolo per il laser a diodo frazionato, applichiamo sul viso della paziente e iniziamo. Com'è? Assolutamente sopportabile. Assolutamente sopportabile? Bene, perché ne dovrai sopportare 600 di colpi, quindi insomma. Vabbè, niente, noi andiamo avanti e ci vediamo dopo. Allora, quindi dopo aver trattato il viso con il laser a diodo frazionale, andiamo sul contorno del labbro superiore e sul contorno occhi, e qui nella glabella, nella ruga della glabella, con una radiofrequenza subablativa e ablativa a profondità variabile,
quindi ecco, cominciamo da qui, vediamo. Ci spostiamo leggermente. Come va? Ha una sensazione diversa rispetto a quella precedente, però si può fare. Si può fare. Allora, facendo prima il trattamento con il laser a diodo frazionato, mi sono reso conto che c'è una piccola tuberosa che voglio adesso trattare con il laser a diodo a 915 nanometri, che mi coagulerà l'emoglobina all'interno del vaso e me lo farà scomparire. Eccolo qua. Uno. Ora siamo ai trattamenti del corpo. Ho evidenziato dei capillari sulle gambe di una paziente e con il laser a diodo a 915 nanometri li coagulerò. In qualche seduta a distanza di 20 giorni avrà un ottimo risultato. Dovrà stare attenta all'esposizione al sole, naturalmente. Poi ho evidenziato anche delle smagliature che tratterò con la radiofrequenza a profondità variabile. In questo caso andrò un po' più profondo, andrò in modalità ablativa per, diciamo, cancellare la smagliatura. Per quanto riguarda il trattamento delle lassità cutanee del corpo, adiposità localizzate e cellulite, utilizzeremo questo macchinario a triplice funzione, dove in questo manipolo contemporaneamente lui dal fondo del manipolo parte un laser a diodo a 650 nanometri che è stato validato dalla Food and Drug Administration per creare dei micropori transitori sulla cellula adiposa che fanno fuoriuscire glicerolo e acidi grassi che vengono poi diciamo drenati dal manipolo che effetto il drenaggio e poi seguono il metabolismo attraverso il fegato dei reni. E questi due manipoli che stanno girando e che processano il tessuto, quindi scollano le aderenze cicatriziali, quindi per la pelle e buccia d'arancia, sono in metallo, quindi polo positivo e polo negativo, c'è una produzione, diciamo, di radiofrequenza, quindi un riscaldamento del tessuto e quindi poi una contrazione delle fibre collagene con compattamento. Quindi all'interno dello stesso trattamento, contemporaneamente, noi trattiamo la cellulite, facciamo il linfodrenaggio, compattiamo il tessuto con la radiofrequenza e combattiamo il grasso con il laser a diodo da 650 nanometri. Bene, qui abbiamo trovato una serie di piccole smagliature che adesso trattiamo con la radiofrequenza subablativa, anzi in questo caso ablativa. Vado lungo la smagliatura e poi ci sarà una produzione di microcrosticine che andranno via nel giro di una settimana e con un miglioramento molto interessante della smagliatura che si vedrà molto meno già al primo trattamento. Poi con un secondo trattamento tutto andrà a posto. Allora, vediamo qui in trasparenza sotto il gel una piccola telangiectasia cutanea, un capillare quindi, e cominciamo a trattarlo. Uno. Questo va un po' più malino, eh? È un po', eh? Resisti. E quindi con due o tre sedute a distanza di 20 giorni, il calore generato dal laser a diodo da 915 nanometri farà chiudere il capillare perché riscalderà l'emoglobina, che quindi creerà una situazione che le pareti del capillare collasseranno e non si vedranno più. Ecco, adesso
su questa culotte de cheval stiamo utilizzando il macchinario a triplice funzione con il laser a diodo a 850 nanometri per il grasso, la radiofrequenza per il compattamento del tessuto e la suzione per il trattamento della cellulite, della buccia d'arancia e per il linfodrenaggio. Allora, grazie per l'attenzione e alla prossima. Buona estate. Grazie dottor Mastrantonio e buona estate anche a lei e grazie a tutti i nostri telespettatori che ci hanno seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.